Benvenuti a questa serata organizzata dalla Deputazione Ebraica di Assistenza in occasione della giornata mondiale dei rifugiati ebrei dai paesi arabi. Della deputazione vi parlerà poi qui il mio collega esimio alla mia destra. Devo dire che anticipo qualcosa sullo spettacolo, poi qualcun altro sarà più bravo di me, ma insomma questo spettacolo è stato portato negli ultimi anni in giro per il mondo, dal 2007 negli Stati Uniti, in Sudafrica, è stato presentato anche qui a Roma, forse qualcuno di voi l'ha già visto. Siamo ospiti di questo meraviglioso teatro, uno dei più bei teatri di Roma, secondo me il più bello di tutti, che ci accoglie sempre con tanto affetto e tanto calore, e a tutti coloro i quali partecipano a questa serata, dai tecnici a tutti coloro che collaborano, io do il mio ringraziamento. Allora, velocissimo ringraziamento al gruppo Colibrì, che ha collaborato a questa serata, grazie. In sala io vorrei ringraziare per la presenza Alessandra Schiavo del Ministero degli Esteri, a Matthew Totilo dell'Ambasciata degli Stati Uniti d'America. In un palco c'è la Morà Donatella Alimentani Pavoncello, non so dov'è, alla quale... Scusate, ah no, scusa, Morà, io c'ho i fari... Buonasera, allora non è sul palco, per fortuna, fortunatamente è in platea, alla quale è dedicato questo spettacolo, spettacolo che è dedicato anche alla memoria di Shmuel Naaman. Ho finito questa brevissima fase introduttiva, siccome lo spettacolo deve cominciare passo la parola e il microfono gelato a Piero Bonfiglioli, che purtroppo voi tutti conoscete. Hanno questa disgrazia di conoscermi, infatti. Allora, buonasera a tutti, grazie di essere qui questa sera e grazie di essere sempre pronti ad accogliere l'invito della deputazione per sostenere le fasce più deboli della comunità. Oggi uniremo, insieme all'amico David Gerbi, che si metterà nuovamente in gioco, la cultura con la beneficenza, raccontando attraverso immagini e parole la storia dei nostri fratelli tripolini cacciati dalla Libia alla fine degli anni 60. Non tutti sanno che la deputazione nasce nel 1885 attraverso la fusione di alcune confraternite e si è sempre occupata, per conto della comunità ebraica di Roma, di sostenere con aiuti economici, legali, psicologici, alimentari e assistenza le persone più fragili della nostra società. Vi posso assicurare che fuori queste mura ci sono tantissimi padri, tantissimi madri, tantissimi bambini che aspettano questo nostro momento e il nostro aiuto. E a tal proposito, non meno di una settimana fa, abbiamo dovuto fronteggiare per emergenza freddo alcune situazioni createsi da persone che dormivano sui marciapiedi e dentro a delle auto. Vi vorrei elencare brevemente quello che il nostro ente ha fatto durante quest'ultimo anno grazie al vostro sostegno. Abbiamo aiutato più di 400 nuclei familiari attraverso erogazioni per circa 350.000 euro. Abbiamo distribuito più di 1.500 buoni alimentari per un totale di 35.000 euro. Sono state aiutate più di 600 persone a beneficiare del vitalizio della Clems Conference. Sono stati inoltre assistiti nelle proprie case, inviando operatori sociosanitari, quasi 60 anziani, facendo in modo che le loro radici ebraiche potessero rimanere intatte. Abbiamo pagato per cure mediche e medicine circa 50.000 euro. Abbiamo contribuito al pagamento di affitti per un totale di 115.000 euro e per finire siamo riusciti a raccogliere circa 20.000 euro nei mesi di luglio e agosto da destinare ad Israele durante la guerra. Ultimo nato. Ultimo nato come progetto in casa deputazione, con la collaborazione anche dell'Istituto Renzo Levi, del quale saluto il professor Benedetto Falcarucci, un nuovo numero verde per assistere persone con dipendenza da alcol, droga e gioco d'azzardo. Non vorrei dilungarmi troppo, ma concedetemi di ringraziare le persone che in questi 4 anni di presidenza, quest'anno terminerà il mio mandato, mi sono state più vicine. Spero di non dimenticare nessuno. Inizio dal presente. Allora, un grazie a Giulia Giannoni del Teatro di Roma, che ci ha sopportato con calma e pazienza. Non so dov'è, se sta qua dentro. Vorrei dare un grandissimo abbraccio a Carla Di Veroli. Ecco. Grazie al suo interessamento è stato possibile arrivare al Teatro Argentina.
Un grazie ai componenti del mio consiglio, nuovi grandi amici e grandi collaboratori con i quali ho sempre dialogato con serenità e trovato soluzioni e ragionato per il bene della deputazione. Ai miei collaboratori, vero motore dell'ente, alla mia assistente Carola Caviglia, sempre piena di iniziativa e sempre pronta a darmi consigli. Un grande saluto all'amico Riccardo Pacifici, che ha creduto sempre in me e grande sostenitore dell'ente. Grazie al nostro Rabbino Capo, che io ho sempre considerato un mio grande consigliere, sempre presente ad ogni mio appello, tranne oggi, perché oggi non c'è. Un grazie alla mia famiglia che mi continua a sopportare. Grazie alle amiche e amici volontari che mi hanno sempre aiutato nella raccolta di fondi, Alessandra Panzieri, Emilia Di Veroli, Lello Hulk, Mimma, Antonella Salmoni, Donatella Pajric, Romeo Amati, Alberto Di Castro e tutte quelle persone che si mettono in moto per la deputazione sacrificando tempo, lavoro e famiglia. Grazie alle persone che mi hanno aiutato nelle varie organizzazioni, a Mara, a Liana, Costanza, Angela e Nuccia. Un grandissimo grazie ai miei amici invisibili che mi aiutano ma non si fanno mai vedere. Grazie agli sponsor della serata, al fratello di Davide Gerbi che ha finanziato quasi nella sua totalità la serata, a Bonton, alla macelleria Spizzichino di via Pascarella, ad Ariel Babut e Kosher Kay, ad Ariela Piattelli e Raffaella Spizzichino per l'ufficio stampa. Vorrei ringraziare in modo particolare i ragazzi della sicurezza che ci permettono di trascorrere questa serata con tranquillità. Ma l'ultimo grazie vorrei farlo a tutti i presenti che hanno aderito alla serata. Ho sempre sostenuto che senza di voi benefattori non esisterebbe la deputazione. E per chiudere, ma questo non è un ringraziamento, ma un pensiero personale molto intimo, ma voglio condividerlo con voi ad alta voce, credo che se mio padre mi potesse vedere in questo momento non crederebbe che oggi quello scapestrato di suo figlio sia ora al centro del palco del teatro più importante di Roma, l'Argentina, a promuovere uno spettacolo per un ente da lui molto amato, la Deputazione Ebraica di Assistenza. Grazie a tutti. Grazie Piero. Parentesi istituzionale, non è qui con noi questa sera, ma ha inviato un saluto l'ambasciatore di Israele, Naor Gilon, e quindi io leggerò la sua comunicazione. Gentili amiche e gentili amici presenti, diversi impegni fissati in precedenza mi impediscono di essere presente stasera, ma mi preme far giungere comunque un mio saluto dato il significato dell'evento legato ad una importantissima data. La Knesset, il Parlamento israeliano, con apposita legge del 23 giugno 2014, ha formalmente istituito il 30 novembre di ogni anno come giornata per la commemorazione dell'espulsione degli ebrei dai paesi arabi e dall'Iran. Le storie collettive e personali che stanno dietro la partenza più o meno forzata di oltre 800.000 ebrei dai paesi arabi sono differenti nei dettagli in base al paese e di famiglia in famiglia, ma in sostanza il filo conduttore è per tutti uguale. Gli ebrei hanno vissuto nei paesi arabi per millenni e molte di queste comunità erano già lì prima dell'avvento dell'Islam. Comunità come quelle dell'Iraq o dell'Iran, per esempio, sono esistite per oltre 2500 anni e affondano le proprie radici in eventi storici di cui leggiamo già persino nella Bibbia. Esse sono state per secoli punto di riferimento culturale per l'ebraismo di tutto il mondo, dando vita anche a testi fondamentali per la nostra fede e la nostra cultura, come il Talmud nel caso dell'Iraq. Lo stesso si può dire di tutte le altre antiche comunità come quelle di Siria, Libano, Egitto, Libia, Tunisia. Questo purtroppo è finito traumaticamente nel giro di pochissimi decenni e centinaia di migliaia di nostri confratelli si sono ritrovati all'improvviso senza più nulla e costretti a ricominciare da capo. Qui in Italia, in particolare per quanto riguarda proprio la comunità degli ebrei di Libia, e grazie all'accoglienza e all'apertura incontrate, o anche grazie a particolari condizioni favorevoli come la conoscenza della lingua e la comunanza di tratti socio-culturali per via della recente storia italiana,
Tutte queste persone sono riuscite ad integrarsi pienamente nella società italiana, hanno ricevuto la cittadinanza, hanno goduto di tutti i diritti civili e di piena uguaglianza e di contro hanno pienamente ricambiato questa generosità con il loro grande contributo alla società sul piano economico, sociale, culturale, intellettuale, artistico e scientifico. Ulteriore espressione del forte e stretto legame di amicizia fra Israele e il popolo ebraico e l'Italia. Così anche Israele, come l'Italia, ha accolto centinaia di migliaia di rifugiati ebrei giunti da tutti questi paesi arabi, dando loro la cittadinanza, piena parità e diritti e soprattutto dignità umana, offrendo loro la possibilità di ricostruirsi una vita, tutto questo senza mai avere nessun aiuto o denaro da alcuna agenzia ONU. Un sentito ringraziamento dunque agli autori e ai realizzatori di questo evento, cui ho già avuto il piacere e l'onore di assistere in precedenza, per l'importante testimonianza e l'importante contributo che esso offre alla sensibilizzazione e alla divulgazione di queste drammatiche vicende e di questa giornata istituita dalla Knesset. Grazie a tutti voi presenti per la sensibilità e l'attenzione mostrate verso questo tema, che so che tocca personalmente molti di voi. Auguro una buona serata a tutti e colgo l'occasione per formulare a tutti voi anche i miei migliori auguri per un buon e fruttuoso 2015. Naor Gilon, ambasciatore di Israele in Italia. Grazie. Ora, qualcuno di voi si sarà chiesto chi è questo signore che sta qui da... Che ci sta facendo questo signore? Così vicino a Piero, che effettivamente io ti consiglio di distaccarti, di venire qui da me, perché questo signore è Tonino Tosto, al quale facciamo un bel applauso, perché è il regista di questo spettacolo, al quale lascio il microfono per due parole sullo spettacolo stesso. Grazie. Grazie. Buonasera, io sarò molto veloce perché dobbiamo assistere allo spettacolo. Vi parlo dello spettacolo e della difficoltà iniziale di lavorare alla messa in scena di uno spettacolo nel quale tu hai uno che è attore, però poi è quello che l'ha scritto e al tempo stesso è quello che l'ha vissuta veramente, la storia che qui raccontiamo. Ed allora la difficoltà diventa anche una simbiosi, un afflato continuo, veramente un'esperienza straordinaria, poter lavorare non semplicemente sulla memoria, che poi la memoria non è mai rito collettivo, ma possibilmente dovrebbe essere, e sempre così sarà, almeno per quanto riguarda noi, un impegno anche individuale a conoscere e a trasmettere la forza della testimonianza. Ecco, io ho trovato questo in questo spettacolo e ho cercato di, sempre insieme a David Gerbi, di unire la forza della parola, la forza della testimonianza e dei fatti che concretamente vengono dimostrati anche attraverso dei documenti, con le immagini, con le luci e con il teatro. David, e concludo, sceglie non di raccontare e di riportare la sua testimonianza con una conferenza. Sceglie un mezzo, sceglie il mezzo teatrale e quindi assistiamo ad uno spettacolo teatrale. Io ho chiesto a David di impegnarsi come attore, ma al tempo stesso come persona che naturalmente rivive e vedrete ogni volta l'emozione dei fatti che qui si raccontano. La forza della parola, la forza della testimonianza di chi ha lottato e come tutti noi continua a lottare per l'affermazione dei diritti umani, della voglia di dire che mai più nessuno potrà essere discriminato per il colore della propria pelle, per il proprio credo religioso, per il proprio ideale politico, per i propri pensieri. Questa è la forza di uno spettacolo come questo, di chi come tutti noi crede nei valori della libertà religiosa, della libertà ogni giorno e della democrazia. Lo spettacolo è questo. Messaggio da Rav di Segni, e la leggiamo. Non posso essere con voi a questa rappresentazione perché sto rientrando da Israele, neve permettendo. Ho assistito alla prima di questo spettacolo e sono rimasto impressionato dall'intensità dell'esperienza vissuta da David Gerbi e dalla forza del suo messaggio.
Il pubblico ha partecipato, condividendo le emozioni e applaudendo spontaneamente. Spero che questo si ripeta anche oggi. Non si può rimanere indifferenti davanti alla storia di un'intera comunità con millenni di storia che viene cancellata, né rimanere indifferenti rispetto alle storie di difficile integrazione dei singoli e delle famiglie in realtà tanto diverse, né rimanere impassibili davanti a quanto ancora accade in Libia, passata da una dittatura ad una sanguinosa guerra civile. Il messaggio ottimistico di David è, rispetto a queste realtà, di ottimismo malgrado tutto. Gli auguro un grande successo, Riccardo Risigni. Allora, grazie della pazienza, vi auguro di trascorrere una buona serata. Alla fine dello spettacolo non vi alzate fuggendo, ma rimanete, perché c'è una piccola sorpresa qui sul palco e poi c'è anche qualcosa da mettere sotto i denti, al piano superiore. Grazie. Conosce il dottor David Gerbi? Sì, buongiorno, conosciamo. Sì. È un dottore psicologo, sì, che viaggia sempre per le facce del mondo. Sì, però chiedevo, sa dove abita? So che sta in via Pascarella, ma il numero? Sì, però non sappiamo dove sta. Deve chiedere al macellaio cashier. Ah, sta un po' più su? Un'informazione. Dica, conosce il dottor David Gerbi? Sì, conosco Gerbi. Davide Gerbi, lei deve sapere, che è il fratello del rabbino che ci garantiva la carne, lo psicologo, giusto? Sì, 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 sì. Guardi, abita qui al civico 34 e se va su gli dica che il pacchetto che gli abbiamo preparato è pronto. Va bene. Va bene. Buongiorno, Davide Gerbi? Sì, sono io. Buongiorno, sono Tonino Tosto. Ah, il regista, buongiorno. Buongiorno. È stato gentilissimo, mi ha dato il tuo numero, non trovavo l'indirizzo. Ah, a proposito, mi ha detto che ha un pacchetto, ah, che è pronto il pacchetto. Polo. Sì, sì, sì. Ah, dottor, buongiorno. Angelo, come stai? Tutto bene? Alla grande, come sempre. Ti voglio presentare Tonino Tosto, che è il regista dello spettacolo che stiamo facendo. Un regista, mi presenti? Piacere, Angelo, Spizzichino, piacere. Ma i petti di pollo mi ha detto che già sono pronti. Già avvertito l'amico tuo. Entriamo che ti do il pacchetto. Buongiorno dottore. Buongiorno, come stai? Cinque bene, grazie. Grazie. Ma sempre petti venuto mangiare. Perché non vuoi mangiare un'altra cosa che abbiamo tante che vivono tutti? Venite qua che ve voglio raccontare una cosa. Io sono cattolico e lavoro qui da loro. Dovete pensare che questi con una bella bisserta così fanno fare la pace nel mondo. È stato a capire? E certo. Lo sai perché fanno fare la pace nel mondo, però? Qui vengono di tutti i colori, cristiani, musulmani, shintoisti, buddisti, qui si fanno discriminazioni, la roba da magna, mette tutti d'accordo. Graziano, del Vice, un caffè? Guarda, ti ringrazio, veramente sto a posto. Vabbè, ciao Core, sì, ci sta. Ma quelli ciao Core, da fare umano, ma con sta remuscia si sente che sei di pulita, dai. Si sente. Ne fanno tanti belli, ma molti si sono sistemati. Quanti anni so che stanno qua? Una quarantina? 47, Angelo. 47 anni. Mi dice che fa il dottore, che fa lo psicologo, ma secondo me c'è un'agenzia di viaggi perché sta sempre in giro per il mondo. Piuttosto, dottore, ma perché non ci racconti te quello che ti è successo a te, a tutti gli ebrei di Libia, a tutti i tripolini? Questo. Magari, come ce lo dici te, non è come i telegiornali, ci rimane più impresso e poi domani lo racconta a me i figlietti nostri. Quanto c'è ragione, Angeli. Noi ci abbiamo il dovere di raccontare. E io te racconto. Siamo arrivati a Roma
con una scarpa e una ciabatta. I libici ci hanno levato tutto, ma non l'intelligenza, la capacità da adattarsi, la dignità e la fede in Dio. Se siamo rimboccati le maniche e senza piagnesi addosso, siamo ripartiti da zero. E grazie a Dio l'avevamo fatta. Siamo rifugiati fortunati, perché anche se la Libia ci ha cacciato, l'Italia, Roma, la comunità ebraica di Roma ci hanno accolto a braccia aperte. E per questo, I love Italy, I love Rome, I love la comunità ebraica di Roma. Nel 1967 noi siamo rinati qui. Oggi a Roma ci stanno una decina di sinagoghe libiche. La prima fondata a Via Garfagnana da Shmuel Naman, zichrono levracha, che riposa in pace con l'aiuto di Lello Anav, l'ingegnere Lello Anav. Poi ci sono tanti ristoranti kasher libici e noi continuiamo a parlare in arabo e a mangiare e a pregare come quando stavamo in Libia. Tutte le nostre tradizioni antiche di 2000 anni sono state conservate e tramandate con orgoglio. Ci siamo riscattati e a testa alta, senza pesare sulle spalle di nessuno, abbiamo dato il meglio di noi stessi. Ci siamo adattati e integrati. Abbiamo dato tutto ciò che avevamo alla comunità ebraica di Roma, a Roma e all'Italia. Quanti poveracci libici, africani partono tutti i giorni con i barconi per Lampedusa e sperano di arrivare in Europa. Alcuni ce la fanno, altri concludono il viaggio sepolti nel Mediterraneo. Ma tanto a questi mica li fermi. O muori là per la fame e per la guerra, oppure ce la fai, te la rischi. Se ti va bene, arrivi in Italia. Quanti ne arrivano ogni giorno, sempre di più. Ma noi, nel 1967, chi ci fermava? Ma noi. A Lampedusa ormai il numero dei migranti equivale a quello della popolazione e l'Italia torna a chiedere sostegno all'Europa. Sull'isola sono arrivati i primi cittadini libici che si uniscono ai quasi 5.500 profughi attualmente presenti, un numero che fa temere epidemie in assenza di condizioni igieniche adeguate. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha espresso grave preoccupazione per la situazione umanitaria a Lampedusa. Sono oltre 3.500 le persone tratte in salvo solo questo fine settimana e le operazioni di soccorso in mare continuano senza sosta. È la Capitaneria di Porto a parlare di 3.500 persone salvate dai flutti da venerdì e da gennaio, secondo il Viminale, sono oltre 100.000 i migranti approdati in Italia. Stimare il numero di coloro che non ce l'hanno fatta è quasi impossibile. Dall'inizio dell'anno si parla di almeno 2.000 persone, secondo i dati raccolti nel registro delle segnalazioni fatte dai migranti stessi e tenuto in Italia da soggetti non istituzionali. Nella serata di ieri è stato recuperato l'undicesimo corpo, si tratta di una donna. Poi sono state sospese le ricerche della Guardia Costiera e della Marina Militare. 70 i superstiti, 62 uomini e 8 donne, di cui una incinta. È il bilancio del naufragio avvenuto nella notte di sabato a circa 35 miglia dalla costa libica e a 140 dalla Sicilia. La causa probabilmente lo sgonfiamento dei tubolari del gommone, lungo meno di 10 metri, ma anche l'eccessivo numero di persone a bordo, tutti somali salvo 4 eritrei. Quando è arrivato l'allarme alla Capitaneria di Porto di Palermo, sono scattati soccorsi. 2 motovedette della Guardia Costiera hanno raggiunto i naufraghi. Molti erano in acqua, altri aggrappati disperatamente al gommone, quasi completamente sgonfio, che stava affondando.
Le persone soccorse sono state portate al centro di accoglienza di Lampedusa e si trovano in buone condizioni di salute. Apprezzamento per l'intervento delle unità navali militari italiane che hanno salvato 70 persone è stato espresso da Laura Boldrini, portavoce dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. L'intervento dell'Italia, ha detto la Boldrini, è stato di straordinario valore. Era l'anno 1967. Vivevo a Tripoli, in Libia, in una casa con una veranda dalla quale potevo vedere e sentire il mondo. Le donne si affacciavano dalla finestra per raccontarsi le ultime notizie. Ghita, Colli, vieni al bar mitzvah di David! Masso, Masso, Colli, vieni anche tu! È nato il maschio, ho fatto l'uomo maschio! Ma chi la figlia di Stoghe? Figlia di Stegel de Gav, sposa da 3 mesi. Yabu Yashazi, che bello, che bello! Ehi, Gina, Jabna la rosa, Gina! La veranda è la mia radio, è la mia televisione, è il posto dove imparo a conoscere il magico mondo delle donne. Dalla veranda vedo la cucina di mia madre e anche il mondo esterno, e saluto i miei amici. Salamu alaikum Mohammed, il mio amico arabo. Buongiorno Paola, la figlia del notaio Fazio, cristiana. Buongiorno Shalomino. Mia madre ha tante qualità. La prima qualità è che fa l'infermiera volontaria del palazzo e aiuta tutti i vicini di casa malati e che hanno bisogno di cura. Non importa se sono ebrei, cristiani o musulmani. Poi ha un'altra qualità, apprezzatissima da tutte le donne. Sa come aiutarle, sempre da volontaria, per la loro bellezza. Dina, ti porto la bombo, latte mandorlo, sfoglia buia. Ricordati, vengo alle 4, mi raccomando, non ti scordare. Ciao. Dina, yeah, Dina. Ciao, vengo con Halu alle 5, prepara caffè roschette bel kaken habqawa mziana, bei. Ciao Dina, ciao. Alle 3 del pomeriggio la cucina si trasforma in un salone di bellezza. In un pentolino mia mamma mette acqua, limone e zucchero e dopo un po' si trasforma in una grandissima caramella. Me ne dà una pallina e mi dice: vai a giocare in veranda, lasciaci da solo, siamo con tutte donne. Mentre leggo questa buonissima caramella, noto che mia mamma ne fa un uso differente. La spalma sulla pelle delle sue amiche. E dopo qualche minuto... Ah, zia, mi fai male, ah! Sparite le braccia pelose. Sparite le gambe pelose. Che dolore, Yadina. Wow. Sparita la fronte pelosa. Ai, mi fai male. Ai, zia, yes, basta. Sparite sopracciglia da maschio. Yes. Cacciucioini, mi fai male. Spariti baffetti e pizzetto. Alla fine in cucina rimanevano soltanto caramelle pelose. Le donne si affacciavano dalla finestra per stendere i panni. Dear Christina,
sento ancora il profumo, ciarrea, della biancheria appena lavata. Un giorno! Un muratore è venuto a chiudere metà della nostra veranda, costruendo un muro. Il nostro vicino di casa arabo ha deciso di prendersi in modo illegale, abusando, metà della nostra veranda, dichiarando che era un suo diritto. Mio padre ha accettato questa ingiustizia senza reagire e senza parlare. Non per paura, ma per amore, perché altrimenti si sarebbero vendicati con qualcuno della nostra famiglia, dei nostri parenti, della nostra comunità ebraica. Avevano scippato del mondo! Volevo romperlo quel muro, ma non potevo. Voglio romperlo! Ma non posso! Voglio romperlo! Ma non posso! Non posso! Non posso! Voglio romperlo! Ma non posso! Ingiustizia? Certamente. Indifferenza? Certamente. Tutto ciò che è necessario affinché il male trionfi e che la gente buona non faccia nulla. Impotenza? Certamente. La mia, quella di mio padre, quella della mia famiglia, quella dei miei parenti, quella della mia comunità, ma forse anche la vostra. O forse è l'impotenza di tutti noi. Ci sono tanti modi per comprare il tuo silenzio, la tua complicità, la tua sottomissione. Ti uccidono un parente, come è successo nella mia famiglia, con mio zio trovato morto per terra, con 39 coltellate in una pozza di sangue. Ti corrompono. E da semplice cittadino ti fanno diventare ambasciatore o direttore di banca, ti regalano un anello di brillante, ti curano tuo figlio che è malato gravemente, ti fanno sposare con un membro della loro famiglia, così diventi parte di loro, e se vai contro di loro, vai contro la tua stessa famiglia. Ti mettono in prigione e ti tirano fuori soltanto se ti metti dalla loro parte. Il primo silenzio, la prima ingiustizia, il primo muro dentro di me. Mi sono sentito soffocato ed escluso dal mondo e ho dovuto ingoiare la mia rabbia e il mio dolore. E con infantile sadismo me la sono ripresa con i più deboli di me. Le formiche e le mosche. Mia mamma, per consolarmi e per distogliermi dalla rabbia, mi fece un dono. E mi diede un compito. David,
Se tu annaffierai questa pianta tutti i giorni, vedrai tanti miracoli. Me lo prometti? Vai, Hadriama, te lo prometto. Prenderò cura di questa pianta. Resterà sempre, a meno che, non facciamo qualcosa. Da bambino a Tripoli studiavo l'italiano e l'arabo di mattina e di pomeriggio studiavo l'ebraico al Talmud Torah, il collegio rabbinico. La Torah ci insegna che le tre religioni monoteiste, l'ebraismo, il cristianesimo e l'islam, condividono tutte un unico padre, Abramo. E poiché io ascolto le tre preghiere tutti i giorni, quella di mio papà a casa, quella dei cristiani a scuola e quella dei musulmani 5 volte per strada, le ho imparate a memoria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci da noi. Il venerdì tutti i negozi sono chiusi perché è la festa di riposo dei musulmani. Il sabato tutti i negozi sono chiusi perché è la festa di riposo degli ebrei. E la domenica tutti i negozi sono chiusi perché è la festa di riposo dei cristiani. Noi bambini andiamo a scuola solo 4 giorni a settimana. Tutto qua, tutto qua. Tutto qua, tutto qua. 5 giugno 1967, guerra dei 6 giorni tra Israele e paesi arabi. Una massa inferocita cerca gli ebrei. Scoppia una rivolta antisemita. Inizia la caccia all'ebreo. La loro storia viene da lontano.
La comunità ebraica di Lidia era una delle più antiche affacciate sul Mar Mediterraneo, con 40 sinagoghe e 2 hara, i quartieri ebraici, animati da una vivace vita sociale e diversi circoli ricreativi. Dopo secoli di mutuo rispetto e amicizia tra concittadini di fedi diverse, due pogrom segnano la definitiva, tragica rottura tra ebrei e arabi di Lidia. Nel 1945 il primo, e poi nel 48, quando nasce lo Stato di Israele, centinaia di vecchi, donne e bambini ebrei vengono trucidati, le loro case date alle fiamme, le sinagoghe saccheggiate. Inizia l'esodo dei 40.000 ebrei. Ne rimangono 5.000, ma solo fino al 1967, quando in Israele scoppia la guerra dei sei giorni, accia all'ebreo. L'ultimo pogrom dura 40 giorni e cancella da Tripoli la comunità ebraica. I 5.000 profughi fuggono grazie a un ponte aereo che li disperde tra Roma e Tel Aviv. La guerra dei sei giorni provocò in tutto il mondo arabo un violento pogrom antisemita che in Libia divenne caccia all'uomo, caccia all'ebreo. E l'infanzia di David Gerbi venne travolta. Improvvisamente una massa infuriata è scesa nelle strade e ha dato fuoco alle case e ai negozi degli ebrei. Dalle persiane vedo il palazzo incendiato di fronte a casa mia. Fumo! 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 Il fumo è soffocante! Il fumo è soffocante! Fumo! 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 Fumo è soffocante! Molte famiglie ebraiche vengono uccise, nascosti nel salone, in silenzio, al buio, barricati in casa, tutte le finestre chiuse, giorni e giorni chiusi in casa. Oltre all'odio ancestrale per gli ebrei c'era anche la rabbia per la vittoria di Israele. La radio egiziana incita la popolazione libica a ammazzare gli ebrei. Non potevamo prevedere il nostro destino. Ricordo mio padre, un uomo religioso, ricco e rispettato gioielliere, che gira nel salone ripetendo «My Habunesh, My Habunesh, My Habunesh, My Habunesh, My Habunesh, My Habunesh, non ci vogliono, non ci vogliono, non ci vogliono!» E il re Idris, di Libia, che passa in mezzo alla folla, in auto, con un megafono, e urla «Fratelli, fratelli!» Non toccate gli ebrei, tornate a casa, non rovinate la nostra reputazione, non macchiatevi le mani di sangue ebraico. Giugno 1967, Israele lancia un'offensiva aerea a sorpresa a larga scala su Egitto, Siria e Giordania. Immediatamente la guerra dei sei giorni scatena le proteste del mondo arabo contro gli ebrei. A Tripoli le manifestazioni antiebraiche degenerano presto, case e negozi vengono devastati, i beni confiscati, chi esce in cerca di cibo viene trucidato. In questo momento di pericolo, Bekusha, la nostra governante libica nera musulmana, ci ha avvisato di non uscire. Ci stavano aspettando sotto al portone, pronti per ammazzarci. Il cibo comincia a mancare, c'è il coprifuoco. Ma i nostri vicini di casa arabi e cristiani, quelli che mia madre curava quando si ammalavano, ci portano da mangiare, finché vengono scoperti e minacciati di morte. Non c'è più cibo. Mia madre convince mio padre che sono io il più adatto per uscire di notte furtivamente a portare da mangiare. Mia sorella Miriam e Ruby, essendo donne, per loro era più pericoloso uscire di notte. Mio fratello Elia era troppo grande, lo avrebbero notato. Mio fratello Raffaele era appena nato, Simone troppo piccolo. Tocca a me. Tocca a me. Thank you.
imparò a evitare i soldati che pattugliavano le strade col fucile spianato. Impara a vedere senza essere visto. Impara a vedere senza essere visto. Giorni, ripeto lo stesso rituale. Re Idris di Libia aveva consentito la partenza di tutti gli ebrei, ma solo con una valigia e 20 sterline a testa. Con un ponte aereo, le oltre 5.000 persone della comunità di Tripoli lasciano tutto e partono per Roma. Finalmente ci permettono di partire. Ricordo mio padre, elegante, a testa alta, con dignità, porta le sue due valigie. Mio fratello Elia, il più forte, porta i tappeti persiani. Mia mamma tiene in braccio Raffaele appena nato. E per mano Simone, mia sorella Rubia e Miriam si tengono per mano e camminano con fierezza a testa alta. E io prendo le mie due valigie. E la nave parte. Vedo la mia casa, la mia vecchia casa, che sparisce all'orizzonte. Non ho fatto in tempo a salutare i miei amici, la sinagoga, la scuola, la spiaggia e il lido di Tripoli che amavo tanto.
Adesso sento soltanto il suono del Mediterraneo, delle onde, e sento il profumo del mare. E un'aria fresca mi accarezza la pelle e degli schizzi d'acqua mi rinfrescano il viso. E mi domando, ma adesso chi annaffierà la pianta? Arriviamo in Sicilia e nel traghetto non faccio altro che domandarmi, ma come farà un treno a camminare nell'acqua? Beh, saranno rotaie speciali. Un funzionario ci consegna il certificato di rifugiato. Papà, ma che cos'è un rifugiato? Io vuol dire, un rifugiato è qualcuno che è costretto a scappare dalla propria terra in cerca di un'altra terra che lo accolga. Ha perso la casa, il negozio, i soldi, la sinagoga, il cimitero, ha perso tutto, ma non ha perso la dignità e la fede in Dio. Ricordatelo, Yehudi, ricordatelo. Sì, papà. Lo ricordo. Finalmente a Roma! Alla stazione Termini. Qui i soldati sono giovani e sorridenti. E sotto braccio non portano i fucili, ma delle bellissime ragazze italiane. E poi fanno anche dei commenti. Ah bella, andova tutta sola? Ah bella mora, quanto t'ha fatto bella mamma? Oddio, che te farebbe io? Che te posso di una cosa? Bella. Roma. 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 Mia nonna ci dice siamo vivi, siamo vivi, 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 vivi. Quando è sera, quando la luna si specchia dentro il fontanone e le coppiette se ne vanno via, quanto se bella Roma quando piove. Che bella, che bella. Quanto sei grande Roma, quando è il tramonto, quando l'arancia rosseggia ancora sui sette colli, e le finestre so tanti occhi che ti sembrano di quanto sei bella. Quartiere ebraico. In una stanza e siamo 8 persone a vicolo Costaguti. Conosco zia Sarinella, Teatro Marcello, faccio nuovi amici. Che bella che è Roma, che bella. Ecco mamma, sto venendo, ma quanto è bella, quanto è bella. Papà, ecco, arrivo. Qualche mese dopo, nella scuola media romana, la professoressa d'italiano, Donatella Alimentani Pavoncello, al momento della riconsegna del cospito in classe di italiano,
Il tema era: scrivete qual è il più grande desiderio. Io ho scritto: il mio più grande desiderio è quello di ritornare a Tripoli per annaffiare la pianta che mi ha regalato mia madre. Mi devo prendere cura. Mi chiamò per ultimo David Gerbi. Me ne stavo lì, a testa bassa, convinto di aver riportato un brutto voto, perché di solito i temi peggiori erano quelli che venivano chiamati per ultimi. E invece mi fece complimenti per il tema. E mi elogiò davanti a tutta la classe, anche perché ero diventato uno studente lavoratore. Il giorno prima mi aveva visto fare il garzone e anche il barista, proprio a Via Renula. Improvvisamente l'amorà da un cello, si chinò e tirò fuori dalla cattedra una sorpresa. David, da oggi tu potrai annaffiare questa pianta qui a Roma. Felice a casa, accolto a Roma. La nostra comunità è sempre stata una comunità piuttosto chiusa, perché la maggior parte delle persone che vivevano qua erano persone che avevano passato la guerra, quindi nei confronti dell'estraneo hanno sempre un po' di timore e di sospetto. Noi stavamo a scuola e la maestra ci ha detto che arrivavano dei nuovi bambini. Inizialmente per noi è stato un momentino un po' di, non di sbando, però dovevamo cercare di capire prima di tutto se potevamo comunicare con loro, perché cioè, era stato detto vengono dalla Libia, quindi per noi parlavano solo arabo e quindi dovevamo superare quel tipo di scoglio, dovevamo capire come rapportarci. All'inizio eravamo da ambe le parti, ognuno sulle sue, a debita distanza, ci studiavamo. Poi dopo è stato tutto facile perché abbiamo capito che loro parlavano italiano perfettamente, quindi lo scoglio della comunicazione non c'era. Nel 1969 ed è arrivata la data del mio bar mitzvah, la maggiorità religiosa. Canto Arvit al Tempio Spagnolo. Preghiera del venerdì sera che si canta davanti a tutto il pubblico. Me l'ha insegnata Massimo Misano e la parasha me l'ha insegnata Moré Moshe, buon'anima. Edotecha nehemnu meod levet
Terra Navakodesh Adukai Leorer Yamim. E alla fine si fa il kiddush. יום השישי וכלו השמיים וארץ וכל צבם ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישפוט ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו סברי מרנן ברוך אתה אדוקאי אלוקינו מלך העולם בורא פרי הגפן ברוך אתה אדוקאי אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו ורצבנו ושבת קודשו באהבה וברצון הנחילנו תהילה למקראי קודש כי בנו בחרת ותנו גידשת מכל עמים בשבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו ברוך אתה אדוקאי קדש השבת ברוך אדוקאי אשר נתן מנוחה לעמו ישראל ביום שבת קודש. E la mattina dopo leggo il brano della Torah, come vi avevo detto, me l'ha insegnato buonanima di Moré Moshe, la parasha Miketz, e alla fine ricevo la benedizione sacerdotale da Rabbino Capo. Elio Toaf. Grande sorpresa. Il mio più caro amico d'infanzia, il primo amico che ho conosciuto, Leandro Pavoncello, insieme agli amici della Shomer HaTzair e del Ben Akiva, organizzano una colletta e mi fanno per regalo un motorino! E divento un tripolino romano de piazza! E la sera si festeggia tutti insieme. È la prima volta da dopo la cacciata che vedo la mia famiglia felice e vedo mio padre che sorride.
primo settembre 1969, il colonnello Muammar Gheddafi fa il colpo di Stato e si sostituisce al re Idris di Libia e dichiara che tutti gli ebrei non possono più ritornare in Libia e che tutti i loro beni in tutta la Libia, case, sinagoghe, Talmud Torah, cimiteri, tutto è definitivamente confiscato. Il passato è in Libia, il presente è a Roma, il futuro? Quando sono arrivati 5.000 ebrei, a quell'epoca io ero assessore alle finanze, assessore al bilancio della comunità. Dico la verità, mi sono messo le mani nei pochi capelli che non avevo già allora, nei pochi capelli, ho detto: e come facciamo adesso? Qui la comunità farà bancarotta. E a questo punto si è verificato un fenomeno imprevedibile. Gli ebrei tripolini, gli ebrei libici, dotati di un orgoglio mediterraneo, dotati di un orgoglio anche un po' simile all'orgoglio di certi arabi, di certi degli arabi presso i quali loro vivevano. Ebbene, questi ebrei non sono piombati a carico della comunità. Dire che se devo riassumere la situazione oggi, com'è? La comunità tripolina si è integrata, ovviamente la comunità romana, forte del suo passato storico, ha assorbito tutto. I matrimoni che nei primi 10-20 anni dalla venuta erano rimasti più isolati, tripolini tra libici tra libici e ebrei romani tra ebrei romani, le comunità si sono fuse e oggi c'è una comunità. Però hanno portato una linfa vitale di cultura, di attaccamento religioso, e hanno istituito delle sinagoghe, più di una sinagoga, eccetera, così, e hanno arricchito nuovamente di tradizioni. Roma assorbe sempre tutto, scuola tempio assorbe sempre tutto. La vecchia scuola tempio, che è la vecchia scuola degli ebrei romani, proprio romani che sono qui da 2000 anni, è una scuola che assorbe gli altri. Ormai sono passati una trentina d'anni, siamo nel terzo millennio. Dopo aver sofferto la cacciata e sentito la nostalgia, dopo aver fatto mille mestieri, il mio preferito è stato quello di ricordaro, e il mio preferito è Mugnetta. Dopo aver ricevuto tantissimi gesti di riparazione e di accoglienza, sono diventato come un figlio adottivo di zi Marco e di zi Fatina, i genitori di Leandro Pavoncelli, e anche zi Pallino e zi Grazia. Dopo aver curato la ferita del profugo, dopo aver fatto pace con le mie tre identità di ebreo, libico e italiano, dopo aver studiato e essere diventato psicanalista, dopo aver girato il mondo ed essere arrivata a Madrid e aver incontrato una bellissima americana bionda con gli occhi azzurri, mentre bevevo una rizzata buonissima, mia madre la fa meglio, è stato il mio più grande amore. Lei mi vede, si avvicina, mai vista prima, mi dice: scusi, è lei che c'ha bisogno di lezioni d'inglese? Yes, of course, tanto bisogno, tanto bisogno. Dopo essermi dimenticato della guerra, del trauma, essermi comprato una casa a Roma, a Trastevere, a Via Pascarella, e si è diventato un romano di Roma trasteverino che si è imparato pure a cantare i sonetti, anche se c'è l'aria moscia. Pieruccio ragazzino del tuffello insiste per sapere com'era nato. La madre gli ha risposto: fietto bello, è stata la gigogna che t'ha portato. Thank you.
Il fumo è soffocante, il fumo il fumo che usciva dalle torri gemelle mi ha ricordato il fumo che usciva dai palazzi di fronte a casa mia quando la massa infuriata di arabi è scesa nelle piazze per ammazzare gli ebrei. In quel momento mi sono ricordato del trauma, si è riaperta la ferita. Ho deciso di fare qualcosa per combattere il terrorismo, per costruire la pace. Ma che faccio? Che cosa faccio? Scrivo un libro, Costruttori di Pace, storia di un ebreo profugo dalla Libia. Sapevo che non era niente, sarebbe stata una goccia nell'oceano, ma lo scrivo lo stesso. Indignazione? Certamente. Impegno? Certamente, con tutta la mia anima, con tutto il mio corpo, con tutto me stesso. Ispirazione? Certamente, da tutti i personaggi della Torah che lottavano per la giustizia, che hanno lottato sempre. Anche da Gandhi, da Mandela, da Martin Luther King, da Yitzhak Rabin. E anche da una bellissima favola africana raccontata dal primo premio Nobel per la pace africana, Wangari Maathai. We are constantly being bombarded by problems that we face, and sometimes we can get completely overwhelmed. The story of the hummingbird is about this huge forest being consumed by a fire. All the animals in the forest come out and they are transfixed as they watch the forest burning, and they feel very overwhelmed, very powerless, except this little hummingbird. It says, I'm going to do something about the fire. So it flies to the nearest stream, takes a drop of water, and puts it on the fire, and goes up and down, up and down, up and down, as fast as it can. In the meantime, all the other animals, much bigger animals, like the elephant with a big trunk, could bring much more water. They are standing there helpless, and they are saying to the hummingbird, what do you think you can do? You're too little. This fire is too big. Your wings are too little. And you're big, so small, you can only bring a small drop of water at a time. But as they continue to discourage it, it turns to them without wasting any time and tells them, I am doing the best I can. And that to me is what all of us should do. We should always feel like a hummingbird. I may feel insignificant, but I certainly don't want to be like the animals watching as the planet goes down the drain. I will be a hummingbird. I will do the best I can. Dopo aver preso questo impegno, sono successi e continuano a succedere tantissimi miracoli. Io credo nei miracoli. Chi non crede nei miracoli non è realista, ha detto David Ben-Gurion, il fondatore dello Stato di Israele. Primo miracolo. Scopro che mia zia Rina Debash, che credevamo fosse morta, è viva, ha 80 anni e si trova a Tripoli. Ed è l'ultima ebrea di Libia. Secondo miracolo, dopo 35 anni di esilio, mi viene dato il permesso di tornare in Libia per visitare la zia malata. È la prima volta che Gheddafi dà un visto per ragioni umanitarie a un ebreo libico in esilio. Terzo miracolo.
mia zia Rina Lebash, in uno stato di letargia psichica, una specie di coma, da 35 anni, si sveglia. Quando la incontro, lei è così. Io ho portato dei fiori, dei cioccolatini, dei profumi. Mia madre mi ha dato tanta roba da portare. Niente, ma lei resta così. L'infermiere, la guardia del corpo, i medici dicono, guardi, sta qua da 35 anni, è sempre ferma così. Vi lasciamo soli. Mi trovo solo insieme a mia zia. E io sotto la camicia c'ho lo shaddai. Con la stella ebraica, so che è pericoloso. La prendo, tanto non mi vede nessuno, e gliela metto al collo. Zia, ti ho messo lo shaddai, il nome di Dio. Sono il figlio di Dina. Dina Vetrina. Ah, Dina Lianda Hashmaida? Sì, sì, è mia mamma, sì. Beh, c'è un angi Magfi Roma. Se Dio vuole ti riporto a Roma. Gheddafi mi concede il permesso di portare mia zia a Roma. In cambio però prima mi chiede di andare in America a trovare un politico americano disposto ad aprire il dialogo con la Libia per normalizzare i rapporti. Il rabbino capo Elio Toaf mi incoraggia a partire, a incontrare il premio Nobel per la pace Elie Wiesel. Vado a mie spese per 3 mesi in America e giro a New York, a Washington. Dio ha guidato i miei passi e trovo la persona giusta. La persona giusta si chiamava Tom Lantos, zichrono levracha. Dopo un po' di tempo, la Libia normalizza i rapporti con l'America e con la comunità internazionale. Io sono contento che il paese in cui sono nato non faccia parte della lista dei paesi terroristi. Quinto miracolo. Mia zia Rina Debash si ricongiunge con la famiglia a Roma e io, per ringraziare Dio, vado al muro del pianto. Tra i tanti, agli arrivi internazionali, due signore d'età sbirciano dalle transenne. Aspettano una persona un po' speciale che viaggia con un ritardo enorme. Ma non è colpa dell'aereo. Io me la ricordavo 40 anni fa. Dal 67 che siamo qui e non l'ho vista più. Ma noi credevamo completamente fosse morta. E invece eccola qui, dopo 36 anni. Rina Debash, l'ultima ebrea di Tripoli, ritrovata in una casa di riposo per un casuale disguido burocratico. Adesso, dopo una lunga trattativa con le autorità libiche, è arrivata a Roma un po' frastornata, dove ritrova parenti ormai vecchi e nipoti con i capelli brizzolati. Ora è partita anche l'ultima ebrea di Tripoli. Rina Debash è in Italia, apolide, come recitano i suoi documenti. La storia del suo viaggio, incomprensibilmente lungo, fa riaffiorare un passato ancora molto presente. Come
Rina de Bash oggi, anche allora gli ebrei hanno lasciato tutto a Tripoli. Case, sinagoghe e tutti i loro beni, poi confiscati dal colonnello Gheddafi e non ancora restituiti. Io sono più bella di tutti. Chissà che foto simili non si possano fare in futuro anche a Tripoli. Come segno di riconoscenza per la missione di pace vengo invitato nuovamente a Tripoli per ristrutturare la sinagoga come simbolo di possibile riconciliazione e per insegnare psicologia all'ospedale psichiatrico di Bengasi. Dopo 22 giorni di trattamento da VIP, colpo di scena. I servizi segreti mi vengono a prelevare in albergo. Sono in 30! Mi arrestano, mi mettono dentro una stanza, la porta è di metallo. E insistono con le stesse domande. Chi sei? Che cosa fai qua? Perché sei in Libia? Chi sei? Chi ti ha dato il permesso? Che cosa stai facendo qua? Shawada, che cos'è questo? Shawada! Le B, le Lolla. Questo è il tallet, questo è il manto della preghiera. Io ho paura soltanto di Dio. Mi sembravano dei giganti. Uno di loro mi dice, beh, in te mesci. Ok, tu puoi andare. Vengo caricato in un aereo per Malta, senza soldi e senza valigia. Però, prima di lasciarmi andare, mi dicono, se tu parlerai, noi ti verremo a cercare e ti ammazzeremo. Ritraumatizzato, esiliato per la seconda volta, espropriato dei miei beni. Parto e vado in Israele, dove il lungo braccio di Gheddafi non mi può raggiungere, e ritorno a pregare al muro del pianto. Se io non parlo, sono perdente in partenza. Se io non parlo, è come se non fosse accaduto niente. Se io non parlo, nessuno verrà a sapere mai niente. Se io non parlo, questa ingiustizia continuerà. Se io non parlo, loro resteranno impuniti. Se io non parlo, ci saranno altre ingiustizie. Se io non parlo, divento loro complice. Se io non parlo, io mi indebolisco e loro si rafforzano. Se io non parlo, mi ammalo. Cinque mesi. Mi ammalo gravemente. Non riesco più a vivere. Non riesco più a lavorare. Non riesco più ad amare.
vengono in mente le parole di mia nonna Rubena che mi danno forza. Si calma, calma, si calma. E tutto andrà bene. Aspettare finché è Dio che comanda, è Dio che dà. Dice, Dio aiutami. Chi di tu che ti aiuta? Sì, Dio aiutami. Sì, aiutami te. Sì, mi aiuta Dio. Ha ragione, nonna. Tra morire con la bocca tappata o per mano di Gheddafi soffocato. Decido di parlare. Io parlo! E questo è il sesto miracolo. L'ambasciatore di Libia a Roma mi viene a cercare e mi dice: guarda che se la smetti di fare casino, ha detto proprio così, se la smetti di fare casino ti restituiamo tutto e poi ti faremo incontrare con Gheddafi così ti ci riconcili. Nel giro di poco tempo mi viene restituito quasi tutto, ma non le 6 mezuzot che avevo portato per ristrutturare la sinagoga. Mi ha promesso che avremmo ripreso i lavori della sinagoga quando l'ho incontrata a Roma. Promessa ovviamente mai mantenuta. È arrivato il 17 febbraio 2011. Attraverso il Ministero degli Esteri italiano e arriva a Bengasi. Voglio unirmi insieme a tutti coloro che lottano per la libertà, per la difesa dei diritti umani e per la democrazia. Lui mi disse, mi annunciò che avrebbe voluto fare questo viaggio. Sì. Ok, eravamo seduti lì. Anche io gli dissi: cosa del genere è pericolosa, non la fare. E lui mi disse: io devo farla. Ho detto: senti, io non approvo, però ti seguo. Perché logicamente col rapporto d'amicizia che c'era non potevo fare altro. Io nel frattempo avevo avuto da lui tutti i contatti possibili e immaginabili con membri della sua famiglia, con persone della Farnesina, numero di telefono del console in Libia. Quindi io ero d'accordo con lui che se io per un motivo X avessi temuto che ci fosse del pericolo, io mi sarei messa in contatto con questi, tra virgolette, delle alte sfere. Contatti quotidiani, ci sono stati giorni in cui più volte al giorno ci sentivamo, addirittura ci sono state occasioni che abbiamo fatto nottate al telefono. In queste telefonate David mi raccontava le evoluzioni del suo viaggio, mi raccontava le sensazioni che aveva, mi raccontava le persone che incontrava, i pericoli che stava correndo. Addirittura una notte, la notte che hanno manifestato sotto le sue finestre, io a un certo punto ho sentito un boato e ho detto: ma sta piovendo?
c'è il temporale, perché sentivo anche lo scrosciare dell'acqua. E lui mi ha detto no, stanno sparando, mi è arrivato un proiettile sul davanzale della finestra. In Libia adesso per parlare dei nuovi bombardamenti della NATO su Tripoli, ma intanto c'è un'altra battaglia che si sta combattendo, è quella contro l'intolleranza e l'antisemitismo propagandati da Gheddafi. La nostra inviata Monica Peruzzi. La NATO alza il tiro. Dopo i raid della notte, la quinta consecutiva di bombardamenti, Tripoli è stata colpita anche di giorno. Gli aerei dell'Alleanza hanno sganciato i loro ordigni su una caserma nell'area di Bab al-Aziza, a poca distanza dalla residenza di Gheddafi. Da Bruxelles fanno sapere che i raid notturni hanno distrutto una postazione di comando e controllo, sempre nella stessa area. A Misurata, intanto, è già iniziata la battaglia fra Dafnia e Zitan. A Bengasi, invece, è partito il conto alla rovescia per l'offensiva all'ex Kaib. 48, massimo 72 ore, e Brega sarà riconquistata, assicurano. Ma c'è un pericolo ancora più sottile da sconfiggere, è l'intolleranza reciproca a cui il colonnello ha abituato il suo popolo con 42 anni di lavaggio del cervello. Religiosi contro laici, tribù contro tribù e soprattutto Israele. Ecco perché in questo momento di transizione il lavoro di quest'uomo, David Gerbi, assume una valenza particolare. Lui è un ebreo libico-italiano, costretto a scappare dalla Libia a causa della persecuzione sistematica fatta dal regime sugli ebrei. Sono venuto qua la prima volta nel 2002 per portare via fuori l'ultima ebrea di Libia, che era mia zia Rina Debash. In quell'occasione mi hanno chiesto se potevo aiutare a creare un rapporto con gli Stati Uniti per ringraziarmi. Poi nel 2007 mi hanno invitato come uomo di pace, poi invece sono venuti gli agenti segreti, mi hanno preso, mi hanno confiscato tutto, mi hanno arrestato. Gheddafi non si è mai fatto scrupolo di utilizzare le persone per il proprio tornaconto e David non fa eccezione, però nonostante tutto ha deciso di tornare qui in questo momento di transizione per aiutare la sua gente, qui all'ospedale psichiatrico di Bengasi. Sono ritornato qua perché ho deciso di venire a dare una mano al dottor Ali, che è il direttore di questo ospedale psichiatrico, perché io so come si lavora con i traumi dovuti alla guerra. Il lavoro di riconciliazione fra le varie anime della Libia è appena iniziato. Forse il paese, alle prese con i tanti problemi legati alla guerra, avrà bisogno di tempo per accettare il vecchio nemico di sempre. Ma ogni piccolo passo, ogni piccola conquista è già di per sé una rivoluzione. Monica Peruzzi, Sky TG24, Bengasi, Libia. Dopo aver scoperto che sono ebreo, i soldati di Gheddafi mi vengono a cercare in albergo e vogliono ammazzarmi. I miei amici libici, ribelli a Masig, mi consigliano di partire e di tornare in Libia attraverso la Tunisia. Parto e vado a Tunisi e vado a incontrare i miei amici a Masig. Insieme a loro arrivo a Jado e vado a pregare nel cimitero dove sono sepolti 500 vittime della Shoah. Loro mi dicono che sono da 70 anni che nessun ebreo viene qua. Mi fermo davanti alla tomba di un bambino e accendo un lumino per tutti i bambini. E accendo un lumino per tutte le donne. E accendo un lumino per tutti gli uomini, vittime della follia della Shoah. Prego, e anche se sono solo, servirebbero 10 persone per il Kaddish. Dico
per Katish dentro il mio cuore. Itkadal vitkadash emarba. Amen. Be'al madi verakiyuteve, amich machuteve, azmach pukaneve karev meshiche. וחייכון ומכון וחדרות בית ישראל בעגל ובצמקרי ומואמן. יש מרפא מבורך ללם ולמר מה יתברך, וישתבח ויתפר ותרומה ועצל את הדר ותעלה ותעלה לשם את הקשה ויוכו אמן. לאלה לאלה מן כל ברכתה אשר אתה תשבחתה ונרמתה, תמירם בעלמה ומואמן. יש מרפא ממשם היה החיים בשפה, שועה ונחמה ושצבא, ושיחה ושיחה והפרה וערך והצלה. זנו כל עמו ישראל ומואמן. עושה שלום במומיו וברחמיו, יעשה שלום עלינו, ועל כל עמו ישראל, ואם הוא אמן, תשכבו בשלום, תשכבו בשלום. Finalmente arriva Tripoli. E dalla finestra dell'albergo Corinthia vedo il bellissimo lungomare di Tripoli. Vedo anche la sinagoga Slada Rbishi. Sono contento che nonostante i bombardamenti non sia stata distrutta. Vedo la Hara Zrera e la Hara Kbira, i quartieri ebraici, completamente deserti da 45 anni. Eccolo, vedo l'antico cimitero di Tripoli, dove sono sepolti i miei familiari, i miei parenti, i miei antenati. È antico di 2000 anni, completamente distrutto e profanato da Gheddafi. I miei amici Amazigh sono i primi a riconoscermi come rappresentante degli ebrei libici in esilio e mi chiamano nella loro lingua Udaya Grauli, ebreo libico rivoluzionario, e mi presentano ai membri del consiglio, a Salem Gnan, a Mustafa Abdul Jalil, a Mustafa El-Hun e a Mustafa Reshbani, con il quale divento molto amico e che mi ha aiutato nei pericoli di morte. È uno dei giusti tra i libici. È diventato attuale ambasciatore alla Santa Sede. Consegno a Jalil la lettera da parte dell'Organizzazione Mondiale degli Ebrei di Libia di sostegno alla democrazia e alla libertà. Mi chiede di entrare a far parte del consiglio. Mi danno il permesso di prendere le ossa che erano sepolte nel cimitero ebraico per portarle a Roma e farle riposare in pace. Mi danno anche il permesso di ripulire la sinagoga perché era stata trasformata in discarica da Gheddafi. E mi dicono, vai, vai, pulisci la tua sinagoga, vai e fai vedere al mondo la differenza tra la Libia di Gheddafi e la nuova Libia. E un altro dei membri del consiglio mi dice, ti verrò io ad aiutare a pulire la sinagoga, poi magari mi aiuti te se ho bisogno per la moschea. E questo è il settimo miracolo. Eccomi, 44 anni dopo, è il 2011, uomo maturo. Sono l'unico ebreo libico italiano ribelle che sta facendo la sua parte nella primavera araba. Sono di nuovo a Tripoli. Eccomi, di nuovo di fronte alla sinagoga murata da Gheddafi. Eccomi di nuovo di fronte allo stesso dilemma. Rottura del silenzio o quieto vivere? A me la scelta. Mi vengono in mente le parole dei miei maestri. La malattia mentale è continuare a fare la stessa cosa e aspettarsi un risultato differente. La scelta in fondo il mio inconscio l'aveva già fatta. In un sogno di Carl Jung, il mio maestro, la vita senza rischio è inutile. La vita scorre sempre, a volte vai e segui il flusso. A volte, senza che te ne rendi conto, vai avanti per inerzia.
un bel momento ti rendi conto che la tua scelta può cambiare la vita. Decidi di rompere il circolo vizioso. Fai un passo e sei altrove. Come qui. Ora. È arrivata l'ora. È giunto il momento. Ho la netta sensazione di essere sotto l'influenza di cose o problemi che furono lasciati incompiuti o senza risposta dai miei genitori, dai miei nonni e anche dai miei più lontani antenati. Spesso sembra che vi sia in una famiglia un karma impersonale che passa dai genitori ai figli. Mi è sempre sembrato di dover rispondere a problemi che il destino aveva posto ai miei antenati e che non avevano ancora avuto risposta, o di dover portare a compimento, o anche soltanto continuare, cose che le età precedenti avevano lasciato incompiute. Sono ebreo che ha fede in Dio, un ebreo senza paura, un ebreo alla luce del sole. Thank you.
questo è l'ottavo miracolo. All the Libyan Jews need justice. No matter if the Arab, if the Amazigh, if the black, if the gay, if the Tuareg, no matter what, we all need to be together one people. I did not want that the name of God, it is the name of Jewish people, the name of Christian people, is the God of the Muslim. Is not permitted to stay in the middle of this garbage. I'm very happy, I'm very proud of myself, for I feel my dignity. My smile is coming back, so I'm moved, I have emotion. I'm not emotionally disconnected or totally stuck with my fear of retaliation or disempowered because Gaddafi is going to be coming and killing me. I feel much more powerful. Maybe I'm a little fat, but I'm powerful. I was trying to start to clean the synagogue this morning. And they say to me, we need to close the synagogue again because the people are coming here with the gun and they want to kill you. This is a symbolic act. Like yesterday, it was open and now it's closed again. And this same story is repeating from generation and generation and generation. Have you received threats, David? Yes. They told me that if What did they say? What are they saying? They told me that if I'm not leaving now, they will come and they're gonna kill you. They're gonna kill me because they don't want the Jewish here. We're going back. Yeah. Yes. Let's go right now. Here's is the one. Let's go right now. Yeah. Okay. You can talk to them later at the hotel. Today they don't want the Jew. Tomorrow they will not accept the black from the Gadames. And the day after tomorrow they don't accept the Amazigh language. And then they don't going to accept the Tuareg. So it's going to be again discrimination. I didn't come to ask, give me back. I just come one thing, just to clean the synagogue. This is what I wanted to do. And I was helping Libya. I want to help, but I'm not going to give up my dignity, my Jewish dignity. What Gaddafi did, he want to eliminate the diversity. They need to include the diversity. You want democracy, you want freedom, you want justice, you want pluralism, you want social rights, you need to take all the package. This is the time for them to speak up and take a position and say, okay, we are with our Libyan brother. Who cares if they're Jewish, a Muslim, or Christian? This is a symbol of a concrete possible reconciliation between the Jew and the Muslim. This place was a place where Muslim and Jew coexist together in peace. Free Libya. Is there real democracy here right now? No. They need to make a decision, because to play duplicity, it will not last forever. Jerby says a National Transitional Council spokesman accuses him of being premature and provocative in his demands. And this letter from the Department of Archaeology accuses him of breaking law number 3, of breaking down the wall without permission. But just a few blocks away in the hotel, Jerby says he'll wait here until his demands are met, that he gets to practice his religion in its place. Diyarna is virtually reopening Tripoli's most famous synagogue after physical preservation efforts were stymied. This video features a tour of our exclusive digital reconstruction intermixed with rare archival and contemporary photographs. Dr. David Gerby returned to his ancestral home this past spring to take part in the overthrow of Colonel Muammar Gaddafi. Remaining in Libya after the fall of Gaddafi's regime, Gerby single-handedly reopened the Darbishi Synagogue for prayer. His own, as Libya's historic Jewish community, is completely gone. His work was abruptly halted after angry mobs massed in Tripoli and Benghazi on October 8th, Yom Kippur, the Jewish holiday of atonement. The mobs sent the message with chants and signs that there is no place for the Jews in Libya. Gerby has left the country, exiled for the second time, and now there is no telling if the synagogue will ever be restored. Ottobre 2011. Lascio la Libia a testa alta con un volo militare italiano e anche con l'aiuto del mio caro amico Mustafa Rejbani.
assistendo i feriti libici sia in aereo che in ospedale, come mi ha insegnato mia madre e mia nonna. Amel el her un se, ujinaru tsebu, uli hanni hanna li mule, uyamel kel hadda habibu. Fai del bene e poi dimenticalo, e arriverà un giorno in cui lo ritroverai. E chi ha compassione per il suo prossimo riceverà compassione da Dio. Io continuerò a parlare con tutti e a raccontare la mia storia, perché la mia storia è la storia di tutti. Racconterò perché la nostra storia di sofferenza, ingiustizia e persecuzione non è stata dimenticata, perché l'ingiustizia non va in prescrizione. Poi, per me, che io che sto qua a raccontarvi la mia storia, questo è di per sé, grazie a Dio, un miracolo, e questo è il nono miracolo. E poi, che la nostra storia di sofferenza e ingiustizia causata dalla Libia è stata trasformata qua in Italia, e grazie anche all'Italia, principalmente all'Italia, in una storia di guarigione, di liberazione, di rinascita e di successo. E poi, noi ebrei, nonostante l'odio etnico, il razzismo e l'antisemitismo di secoli e secoli, continuiamo ad avere fiducia nell'umanità, rappresentata da tanti giusti tra le nazioni che vivono sparsi in tante parti del mondo. Io continuerò a parlare con tutti, perché la mia storia è la storia di tutti, affinché questa sofferenza e questa ingiustizia e queste tragedie umane non si ripetano. Io, da colibrì, da buon colibrì, continuerò a portare la mia testimonianza, sempre sorretto dall'insegnamento della Torah, sorretto dall'amore per il prossimo. Ma sorretto soprattutto dalla fede in Dio che mi hanno insegnato i miei genitori e i miei antenati. Shalom, shalom aleinu, be'al kol Yisrael. Yaseh shalom, yaseh shalom.
Ringraziamento al mio carissimo regista Tonino Tosto. L'aiuto regista Susi Sergiacomo. Susi. La scenografia Pietro, Diletta e Simona, per piacere venite sul palco a far vedere quello che avete fatto di bellissimo e anche la mostra fotografica. Il fonico Francesca Foglietta, tecnico delle luci, direzione luci Alessandro Pezza, tecnico video, eccola qua la nostra Simona. Pietro, Diletta arriverà. E poi abbiamo anche il nostro responsabile video, Aurelio. A questo punto ringrazio voi per la vostra partecipazione. Grazie. Adesso sono stati invitati degli ospiti che parleranno per qualche minuto, degli ospiti di onore che faranno qualche commento, e dopo ci sarà subito dopo il rinfresco. Adesso si chiuderà il sipario e ci saranno un po' di minuti, verranno invitati dal nostro... Dov'è Stefano? Ah, eccolo qua, caro Stefano. Grazie a te. Grazie. Sì. Va bene, usiamo il microfono. Allora, noi abbiamo degli amici in sala che, ai quali vorremmo chiedere di fare un brevissimo intervento, possibilmente raggiungendoci qui sul palco. Anche Tonino, se vuole fuoriuscire da qualche parte del sipario, se vuole può tornare qua. Allora, abbiamo in sala il Giulio Terzi, che è qui in prima fila, ex ministro degli esteri, che è con grande piacere abbiamo avuto ospite qui da noi. Prego, attenzione che le scale sono così, un po' fattore di rischio. E vorrei chiedere anche di raggiungerci a Luigi De Salvia, che è co-presidente di Religion for Peace. Sei in sala. Eccolo. A Lisa Palmieri dell'American Jewish Committee, è qui con noi in sala anche lei. Può raggiungerci. Abbiamo preparato anche
Spero che i ragazzi l'abbiano preparata qui dietro. Se Tonino fuoriesce... Dove sei? Ah, sei lì sotto, scusa. Ci sta una sedia più che altro, sarebbe carino avere. E, Roberto Catalano? Allora, mi è stato detto tre minuti. Scusa un attimo, prego. Sarà velocissimo, però volevo anche dirvi che la persona che mi ha molto aiutato nel pericolo di morte, che diciamo il libico che io ho molta stima e che apprezzo molto, e che si trova qua oggi, l'attuale ambasciatore di Libia alla Santa Sede, e vorrei invitarlo perché mi ha aiutato. Mustafa Rezbani. Anche, scusate, siamo il signor Chenap, Heidi, per piacere, che, se può accomodarsi anche. Allora, qui regna la vecchia cavalleria, mi hanno chiesto di parlare prima solo perché sono donna. Grazie. mi è stato detto tre minuti e allora, tornando indietro ai tempi quando ero corrispondente per la radio israeliana, mi sono abituata che una pagina sono tre minuti. Allora, invece di parlare spontaneamente, vi leggo quello che ho scritto. Allora, David Gerby è un artista, è un showman bravissimo, ma non è solo quello. È un uomo impegnato, impegnato a battersi per i sogni di tutto il suo popolo, gli ebrei provenienti dalla Libia e da tutti gli altri paesi arabi dove hanno costruito una civiltà multimilionaria e che è stata bruscamente spezzata con la loro cacciata dopo la nascita dello Stato di Israele. Una tragedia di dimensioni epocali che troppo spesso si ignora quando ricordiamo e parliamo della storia dietro i conflitti di oggi. David sogna ancora la vita di armonia con i vicini di casa, di religioni e etnie diverse, della sua infanzia, e sogna la vita religiosa degli ebrei a Tripoli e le altre città libiche, che vorrebbe ricordare onorando i luoghi di culto, le sinagoghe, pulendoli dai detriti di cui purtroppo ancora sono coperte e restaurandoli per la memoria storica di tutto il mondo. Ma più di tutto si batte per il sogno di realizzare in Libia una nuova società con uguaglianza per tutti, tutte le religioni e le etnie che hanno vissuto insieme per secoli e secoli, tutti gli individui con uguaglianza fra uomini e donne. È da molti anni che si è impegnato personalmente, rischiando anche la vita, per realizzare questo sogno. Qualcuno potrebbe anche accusarlo di combattere i mulini a vento. Ah, scusa se ti interrompo, Lisa. È stato fatto un grave torto a Lillo Naman, che non è stato invitato sul palco. Scusate, Lillo Naman. Allora, continuo, finisco. qualcuno potrebbe accusare David di combattere i mulini a vento, ma sarebbe ingiusto e sarebbe uno giudizio di miope. Perché, come disse David Ben-Gurion, che David ha poi ricordato durante lo spettacolo, il fondatore dello Stato di Israele, per essere realisti bisogna credere nei miracoli. David Gerby crede fermamente nei miracoli e la sua fede, che è anche religiosa, ci darà tutti la forza per fare in modo che prima o dopo questi sogni si realizzeranno. Sogniamo tutti un Medio Oriente che diventi un'oasi di pace e civiltà, dove tutti i popoli e tutti gli stati possono coesistere uno a fianco all'altro in amore e armonia. Spero che questo spettacolo dia il suo contributo ai sogni di tutti noi, specialmente oggi,
quando la situazione internazionale e dei paesi che si affacciano al mare Mediterraneo si presta troppo facilmente a previsioni nefaste. Dobbiamo rafforzare le nostre speranze per un futuro di democrazia proprio lì dove oggi c'è ancora tanta sofferenza, finché questo miracolo diventi finalmente realtà. Grazie per questa possibilità di aggiungere la mia testimonianza a questa splendida opera, a questa splendida rappresentazione. Seguo da molti anni l'opera del caro amico dottor David Gerbi, da 11 anni, diciamoci la verità, riconosciamo la nostra anagrafe. E più la seguo e più vedo, è la seconda volta che mi capita di vedere quest'opera, capisco l'enorme significato che ha per l'Italia, per la diplomazia italiana, per la nostra politica estera. Un fatto come quello della diaspora degli ebrei di Libia, che io ho incontrato in Israele fra il 2002 e il 2004 quando ero ambasciatore, dove mi resi conto di quanto attaccamento, quanto contavano per la diffusione della cultura italiana e quant'era il vero radicamento intellettuale, persone importanti, personalità della cultura che avevano erano provenute da questa emigrazione libica, le avevo riconosciute nel loro centro italiano di Or Yehuda, perché era un centro ebraico ma soprattutto italiano, e poi negli anni questa attività fatta da David per dimostrare, per far sentire le passioni. Rivedendo per la seconda volta la sua opera questa sera, ne ho colto ancora più profondamente i contenuti e mi è venuto in mente che se c'è qualcosa nei sentimenti che lui esprime, nel dramma ma anche nell'ottimismo, per esempio quelle immagini, quel relief, quasi quel comic relief direbbe Shakespeare, di questa tragedia dell'immigrazione che diventa ottimismo e divertimento nell'arrivare a Roma, nell'integrarsi nella splendida comunità ebraica romana, ecco, tutte queste passioni e questi sviluppi della sua storia, che è una storia di un individuo, di una famiglia, ma è una storia di una cultura. E allora, rivedendo questo, mi è venuto spontaneo pensare questa sera che una vicenda come questa, una tradizione come questa, dimostra quanto noi italiani non possiamo abbandonare gli amici libici. Non possiamo abbandonare la Libia nelle difficoltà nelle quali si trova. Abbiamo non soltanto una responsabilità storica, un interesse nazionale, delle opportunità di cooperazione che abbiamo di fronte a noi dall'altra parte del Mediterraneo, ma questo DNA che è entrato nella nostra cultura e nella nostra anche etica, nella nostra etica nel vedere il mondo attraverso l'emigrazione degli ebrei libici in Italia, accresce questa responsabilità e dobbiamo fare veramente di tutto affinché come paese e come parte dell'Unione Europea il coinvolgimento nell'aiutare le autorità libiche a un processo di stabilizzazione e di sicurezza, avete sentito in questi giorni, ancora ieri c'è stato un tentativo di riavviare il dialogo che non ha potuto avere presa, è stato rinviato sine die, avete visto appelli anche dei paesi vicini, il presidente nigeriano ed altri, alla comunità internazionale. Ecco, noi italiani abbiamo una grande responsabilità in questo paese, per questo paese e con tutti voi, credo come parte così importante dell'opinione pubblica italiana, dobbiamo esprimerla con azioni concrete. Grazie. Ma io vorrei dire un grazie a David, un grazie forte, come hai detto l'ultima volta, io parlo e penso a nome di tutti noi, perché tutto questo messaggio che ci hai dato, anche io ho avuto la fortuna e la gioia per la seconda volta di assistere allo spettacolo, è veramente, diciamo, da un'energia importante, veramente riesce a continuare a coltivare quelle pianticelle così che non si sono mai interrotte.
e queste piante della speranza che ci modificano sicuramente hanno effetti anche rispetto alla discriminazione che continua, a quello che già è stato ricordato. E ecco, il segreto anche di tutto questo tu lo dici ripetutamente, questo fatto di poggiare il tutto su quello che ti ha insegnato papà, quello che ti ha insegnato la nonna, di mantenere quello, il bene più prezioso, cioè la dignità personale, la dignità che non è costruita intellettualmente ma da un ascolto, da uno scemato. Tu insisti su quello. C'era un poeta persiano dell'undicesimo secolo e diceva: la distanza che separa l'incredulità dalla fede è un soffio. Ebbene, tutta questa grande sofferenza non è riuscita a strapparti da questo ancoraggio, in quella presenza che è unica, da stabilità alla nostra fiducia nella vita. Ma anch'io vorrei dire un grande grazie, ma a tutti. Un attimino, sì? Scusa, Lisa ti conosce, se lo puoi presentare te, perché vi conoscete. Va bene, e Roberto Catalano è direttore del dialogo interreligioso del Movimento dei Focolari, è un grande amico. E siamo tutti, anche con Celap Aiden e con Luigi, siamo tutti delle Religioni per la Pace, un'organizzazione internazionale non profit che dagli anni 60 c'è nel mondo, in Italia dagli anni 80, e Roberto Catalano è anche giornalista, anche professore universitario. Poi prendo l'occasione per presentare anche Celap Aiden, che sta lì all'ultimo posto, ultimo primo. Lui è dalla Turchia, è musulmano e dirige il centro di dialogo, Istituto Tevere, un centro di dialogo interreligioso. Anche lui è professore e poi vi parlerà da parte sua. Allora ho presentato queste due persone, poi gli altri credo. Poi presento io Lillo Naman. Lillo Naman, siamo molto amici. Ah, ti presento lei? Ah, ok. Sì. Va bene, io penso che si presenterà lui, è molto conosciuto nel mondo degli ebrei libici. E poi c'è l'ambasciatore libico, naturalmente. Grazie Lisa, io devo ringraziare innanzitutto Lisa, perché è stato proprio da Lisa che sono venuto a conoscenza della presentazione di stasera, e sono immensamente grato prima di tutto a lei, perché valeva veramente la pena venire. E devo dire la verità, dopo quello che abbiamo visto, penso che l'azione più immediata che mi verrebbe sarebbe quella del silenzio, per meditare quello che abbiamo visto, quello che abbiamo vissuto. Io appunto vorrei ringraziare Gerbi, perché ha fatto tutto, veramente ha fatto tutto lui, con i suoi collaboratori, ma è stato veramente uno showman, ma è stato anche il protagonista della storia. Ma vorrei ringraziare anche tutti voi presenti, la comunità ebraica di Roma, perché per me, cristiano, italiano, ho vissuto 30 anni in Asia, non immaginate quanto importante sia stato vedere quello che abbiamo visto, ascoltare quello che abbiamo sentito, meditare tutto quello che è passato su questo palco e i suoni che abbiamo percepito, ma viverlo con tutti voi. Non è stata una rappresentazione, è stata una vita collettiva che abbiamo vissuto insieme stasera, e per questo io sono grato alla comunità, all'autore, all'attore, e anche ringrazio per quelle prime scene di Lampedusa. Io penso che quelle aprono la sofferenza che la comunità ebraica in Libia ha vissuto, alla sofferenza che molti stanno vivendo in questo momento, in questi istanti in cui noi siamo qui a rievocare una sofferenza reale di tanti, ma che si perpetua ancora oggi, e verso la quale mi viene in mente la leggenda, la fiaba dell'uccello africano può essere il contributo di ciascuno di noi per gettare quella goccia d'acqua che può fare la differenza. Grazie. Prima
voluto a, durante la guerra, la rivelazione del 17 febbraio, voluto a Benghazi, e l'ho voluto al congresso, è stato member del congresso, e lui ha visto il signor Mustafa Abdi, nostro presidente, con una lettera che voglio vieni con noi nel congresso rappresentare il re libici a Italia nel nostro congresso. Noi detto David, adesso noi siamo in guerra, ma quanto la cosa è finita, la rivelazione è finita, abbiamo una constitution, dopo facciamo un arrangiamento per diventare re nel nostro Parlamento. Re libici, libici sono fratelli, sono sorelle, noi nato insieme, mangiato insieme, dormito insieme, giocato insieme, stato alla scuola insieme, lei siete sempre libici. Il giorno deve venire troppo presto, Libia diventa una democratica paese. E voi dovete tornare nel tuo paese per aiutare Libia e i libici, come lei. Da questa sera io domando al governo italiano perché il governo italiano adesso comanda tutta Europa. Devi aiutare Libia. Devi aiutare Libia, perché se non aiutano adesso, non aiutano armi, il nostro paese è troppo pericoloso, troppo c'è problema di terrorista. Terroristi sono troppo e noi siamo in guerra con i terroristi. Non vogliamo terrorismo, noi vogliamo un paese democratico, come l'Italia. Io stasera conosciuto cosa deve la sua vita. Io stato come lui 30 anni, non potuto andare in Libia, perché è stato contro Gheddafi e voglio liberare Libia da Gheddafi. Per questo stasera io come voi vedo più di 30 anni mio padre morto, non ho potuto venire in Libia per vedere la famiglia. Io conosco cosa deve soffrito e lei cosa soffrite, cosa ha perduto. Tutte le mani che avete, io devo dire stasera, sorry, in nome dei libici. Mi scuso in nome dei libici che ne ha soffrito tutta questa vita. E io voglio che lei tornate quanto Libia torna normale. Libia senza lei non può andare avanti. Noi dobbiamo lavorare insieme per fare la Libia nuova, Libia democratica. Io grazie tanto David, da un chocolatier, inshallah con l'acqua fi Trabis. Okay. Livino è un
Ringrazio David per questo spettacolo e che Dio lo benedica sempre. E ringrazio tutti voi. È stato un grande, anche a me, anche tempo di mio padre, che è per me un grande onore. Grazie David. Il padre Shmuel Namanzi, signore Gaffà, è un grande, il figlio altrettanto e tutti i suoi figli. Dovete sapere che è una persona che ha aiutato tantissima gente e aiuta tantissima gente. Lo giro, lo dico. Grazie. Grazie. Mio fratello non dico bene qui, ma se viene mio fratello parla un altro discorso. Solamente una brevissima frase, prima di tutto Selam, Shalom, pace a tutti. Sono molto commosso, hanno detto tutto e solamente volevo dire, io provengo da Istanbul che ospita comunità ebraica dal 1492, quindi questa sera aver visto tutta questa storia mi ha fatto una grande emozione. E l'altra cosa che volevo dire, quell'esempio di David è non solamente un esempio per l'Italia, per l'Europa, ma per tutti quelli che cercano di costruire un'identità mantenendo la loro identità originale, ma anche quella appartenenza, fedeltà allo Stato in cui vive. Un esempio concreto molto importante che ci ha dato stasera, ci ha dato, io vorrei vedere solo questa parola, ci ha dato la speranza. Come che il 15, qua c'è l'amico che eravamo insieme, dottor Cohen, il 15 dicembre alla Chiesa Valdese insieme a musulmani, cristiani, ebrei, agnostici non credenti, abbiamo cantato insieme l'inno di Israele in cui abbiamo tutti detto Hatikva, la speranza. Stasera mi sembra la lezione che abbiamo imparata, la speranza per tutto, anche nei tempi più bui. Grazie. Possiamo cantare adesso la speranza. L'ammiro molto, è molto un eroe, si può dire.